Oggi è sabato 3 ottobre 2020. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 3 ottobre 1942. Nella classifica Billboard dei dischi singoli più venduti negli Stati Uniti, arriva al primo posto White Christmas, canzone il cui testo è ispirato ai giorni di Natale in cui si verificano nevicate. Rimarrà al vertice per 11 settimane ed è il singolo discografico più venduto della storia, con 50 milioni di copie e un'infinità di versioni, tra le quali anche una in italiano, intitolata Bianco Natale, scritta da Filibello, nome d'arte del giornalista, paroliere e compositore Filippo Bellobuono. Ogni anno, in occasione delle festività natalizie, torna ad affacciarsi nelle classifiche delle vendite. La canzone è scritta dal compositore Irving Berlin, immigrato dall'odierna Bielorussia a 5 anni con i genitori. Dopo la morte del padre, per contribuire al sostentamento della famiglia, pur ancora bambino, vende giornali e si esibisce come artista di strada. Si avvicina alla musica da autodidatta. Non imparerà mai a suonare anche i tastinieri del pianoforte, continuando a usare solo quelli bianchi e a leggere la musica. Ha bisogno di un assistente per trascrivere gli spartiti delle sue composizioni. La mattina dopo aver scritto White Christmas, Berlin si precipita in ufficio e dice alla segretaria: "Prendi la penna e prendi appunti. Ho appena scritto la migliore canzone che chiunque abbia mai scritto." Berlin scrive la canzone nel 1940 per il film La taverna dell'allegria con Fred Astaire e vince l'Oscar nel 1943 per la migliore canzone. La versione cantata da Bing Crosby è quella che raggiunge nel 1942 la vetta della classifica dei dischi più venduti. Ha talmente tanto successo che il cantante viene richiamato dalla casa discografica Decca Records nel 1947. Gli viene chiesto di registrare di nuovo la canzone in maniera il più possibile identica a quella del disco di 5 anni prima, perché quell'incisione si era danneggiata per il frequente utilizzo. È questa la versione più nota della canzone ancora oggi, e da sola è stata venduta in 30 milioni di copie. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile. Viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio dell'Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni, inviandogli questo minuto di racconto, può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.